Eliana Campora è da buona napoletana, la mia fede azzurra. E siamo da un paio d'anni ai vertici della classifica, ma cosa manca? È soltanto un fattore economico? Ok, la modalità di gioco forse non premia il campionato italiano, però mancano soltanto una, cioè, soltanto una questione economica, quindi di No, più che investimenti. cosa manca, cosa c'è di troppo? C'è la Juve. E quindi è una speranza inutile quella del napoletano, quella No, hai del... trovato una squadra che ha lavorato sulla stabilità, ha lavorato sulle tensioni, ragiona come una provinciale con la qualità di una grande, la Juventus, e con un allenatore che è un martello. Per cui, aggiungendo due pedine, come in particolare Tevez, ma anche Llorente, ha proseguito quel tipo di iter, non sbagliando quasi mai. Cioè, questo ha fatto 12 partite in casa, 12 vittorie, 36 gol. Riccardo, 24 anni, da Alessandria. Volevo fare una domanda più che altro sul campionato fu in futuro. Roma-Napoli si stanno rafforzando e stanno comunque costruendo le basi per cercare di aprire un nuovo ciclo. La Juve, non c'è il rischio che con Conte, che non sarà sicuramente il nuovo Ferguson a quanto pare, rischia invece di finire un ciclo piuttosto breve, ovvero Buffon, Barzagli, Vidal e Pogba, che hanno comunque una certa età, e Vidal e Pogba, che invece sono comunque due pedine di mercato fondamentali per qualsiasi squadra d'Europa. Non c'è il rischio che nel giro di 2 o 3 anni finisca un ciclo che comunque non ha portato in Europa niente fino adesso? Potrebbe anche succedere, perché comunque tu hai Buffon che cosa ha 36 anni, Pirlo che ne ha dell'89, Pirlo 35, aspetta, c'è Buffon, Pirlo che è l'altro vecchio, vabbè, comunque Chiellini non è giovanissimo, Barzagli, ci può stare, voglio dire, fisiologico, loro cercheranno in qualche modo di tamponare, no, questa, però anche da altre parti ci sono questi problemi. È chiaro che la Roma e il Napoli hanno lavorato più in funzione del futuro, coniugando le due cose, però gli altri hanno vinto. Roma e Napoli no, quindi la verifica la fai soltanto nel tempo, cioè non credo che loro non stiano pensando a come rinnovare questa squadra, e in quest'ottica sto pensando alla cessione di Pogba, visto che il Paris Saint-Germain vuole il francese assolutamente, se gli danno 50-60 milioni di euro la squadra la mette un po' a posto.